Ben ritrovati! Abbiamo già introdotto nei primi video il concetto della pulsazione. Abbiamo fatto notare come pulsazione e vibrazione sono due aspetti differenti. La prima è una contrazione-espansione, mentre la seconda è un semplice movimento in senso lineare. L'energia pulsa, non vibra. È importante tenere sempre presente questa distinzione, in modo da non utilizzare il termine vibrazione riferito alle energie. Tutto è connesso a livello energetico, quindi secondo la pulsazione e non secondo la vibrazione. Vediamo un esempio nel nostro corpo, dove il cuore rappresenta la centrale di comando della pulsazione, che è un'informazione relativa al ritmo biologico. Il cuore legge questa informazione e la trasmette alle cellule nel sangue, che non scorrono, ma pulsano a loro volta. Richiamiamo ancora una volta Higina, che aveva affermato giustamente che il cuore non è una pompa, ma trasmette, come diceva lui attraverso l'atomo magnetico che è pulsante, l'informazione da un atomo all'altro adiacente e quindi da una cellula all'altra, via via in una certa direzione. Questa è stata una delle sue ottime intuizioni. Tutte le pulsazioni, infatti, hanno una direzione di origine che viene trasmessa come informazione, come avevamo già visto per esempio anche per l'energia angolare, che pulsa da est verso ovest. La pulsazione, cioè la contrazione ed espansione dell'energia, produce una sorta di pressione negli atomi, che possiamo individuare quindi come pressione elettromagnetica, cioè indotta dall'energia presente all'interno della materia. Il cuore, se viene sollecitato da energie esterne, può diminuire o aumentare questa frequenza di contrazione ed espansione, e al variare della frequenza varia anche la pressione nelle vene. Lo scorrimento delle sostanze ad una certa velocità che notiamo all'interno delle vene è dovuto proprio a questo fenomeno. Solo le sostanze estranee che vengono immesse nel sangue si spostano, perché vengono spinte dalla contrazione ed espansione in una certa direzione con un effetto simile a quello di una molla. È importante capire bene questo concetto della pulsazione e della pressione che ne deriva all'interno della materia, perché è collegato alla comprensione di altri fenomeni, come per esempio la massa e il peso. La massa atomica, e quindi il peso di una determinata materia, è dovuto proprio a questa pressione interna, a livello atomico. Più la pressione è intensa, più aumenta il peso. I materiali più pesanti risultano quindi quelli con maggiore pressione, che è determinata dal modo in cui l'energia li attraversa. I materiali più permeabili, come i metalli, sono più pesanti rispetto a quelli che hanno una scarsa reattività alle energie, come per esempio la plastica. Quindi abbiamo visto come la pressione all'interno delle vene è direttamente collegata alla pulsazione elettromagnetica. La pressione atmosferica invece è differente, perché non scaturisce direttamente dalla pulsazione elettromagnetica, ma da una forza cinetica, quindi meccanica, che è indotta dalle forze prodotte dalle grandi spirali. La pressione atmosferica è legata alla densità, cioè alla presenza di una certa quantità di materia in un dato spazio. La pressione atomica quindi è intrinseca all'atomo stesso, singolo. La densità invece è legata alla quantità e tipologia degli atomi presenti in un dato spazio. Per capirci meglio, facciamo un esempio. L'aria è composta di una certa quantità e tipologia di atomi differenti che, presi singolarmente, mantengono ciascuno sempre il proprio peso atomico e hanno sempre la stessa pressione elettromagnetica interna. Nel complesso, invece, gli atomi presenti nell'aria ricevono una pressione cinetica particolare indotta dall'interazione delle grandi spirali. Man mano che si sale come altitudine, l'aria è più rarefatta, quindi cala il numero degli atomi che la compongono e quindi la densità. Di conseguenza cala anche la pressione atmosferica misurata. Quindi la spinta meccanica o cinetica che coincide con quella chiamata gravità è legata a questo tipo di pressione e alla densità.
Vedremo meglio più avanti, quando spiegheremo in dettaglio cosa è in realtà questa famigerata forza di gravità, le interazioni tra pulsazioni, pressione e spinta cinetica. Per il momento è importante metabolizzare e capire bene il concetto della pulsazione, che è alla base della vita e interessa tutta la creazione. Anche la struttura energetica dello spazio-tempo è pulsante. Ogni tipo di materia vivente è predisposta per ricevere queste informazioni e codificarle con un ritmo differente a seconda di come è stata programmata. I cicli vitali, le durate delle vite dei vari esseri viventi, dipendono proprio da questo ritmo programmato. Dipende tutto dalla pulsazione. Anche nel caso dell'invecchiamento, tema che abbiamo trattato di recente, avevamo visto come le cellule del midollo spinale oggi invecchiano molto più lentamente rispetto a quelle del resto del corpo. Questo è dovuto proprio a questa differenza. Nel midollo spinale il tempo scorre diversamente. Qui le cellule si allineano correttamente al ritmo biologico programmato, le altre cellule no, e pulsano con un ritmo differente. Capite ora perché è tanto importante comprendere bene il fenomeno della pulsazione? La nostra salute dipende da questo, dal modo in cui siamo allineati col ritmo vitale e da come assorbiamo le energie corrette e le informazioni. Restate connessi con noi e condividete.